ancora un appuntamento con gli artisti di quello che ormai ho ribattezzato Giuseppa Project. Devo dire è veramente un piacere, perché sono 3-4 anni che ci si vede qua a Sanremo ed è sempre un piacere, sempre un'emozione. Giovanni Segreti Bruno, non lo nego, uno dei miei artisti emergenti preferiti. No, grazie. Sarà perché ti seguo proprio dalle origini della carriera, ma devo dirti, vederti l'anno scorso sul palco qui in Piazza Colombo, per me è stata un'emozione, per te? Per me è indescrivibile, una roba indescrivibile. Cioè, veramente tornare a Sanremo dopo anni in cui comunque avevo vinto Aria Sanremo nel 2018, è stata una gran bella emozione. Poi tra l'altro l'anno scorso sono tornato d'estate a Sanremo per il concerto omaggio a Vittorio De Scalzi, in cui ho avuto l'onore di esibirmi con l'orchestra sinfonica, quindi è stato veramente un anno pazzesco. Ecco, poi dopo questa cosa, andando un po' per ordine cronologico, a parte il tuo singolo primo che è stato inserito nella colonna sonora di un film, Ti voglio bene, Ti voglio esatto. bene. È stato colonna sonora dell'ultimo film di Federico Moccia al cinema, Mamma qui comando io. Anche lì, insomma, trovarsi in sala con degli sconosciuti che partecipavano in modo inconscio della mia gioia, perché veramente essere un brano che parte in una cameretta a un certo punto diventa non solo di tutti, ma addirittura arriva sul grande schermo, quindi è una roba inspiegabile. Poi quest'estate tu mi facesti sentire a giugno in anteprima il singolo estivo Mistress, che è stato remixato come sì, e ha avuto un enorme successo, sì, direi. Sì, l'abbiamo presentato anche al Pride a Roma, insomma è stato un singolo ovviamente molto diverso da quello che io faccio abitualmente, però d'estate diciamo che non ci si aspetta il brano impegnato con dai contenuti, no. Molto quindi divertente anche il video, tra l'altro, con quel gelato che passa. Che passo di mano in mano, sì, sì. E poi siamo arrivati alla pubblicazione del primo CD. E nella mia stanza nascono i fiori. Nella mia stanza nascono i fiori, hai un grosso atto di coraggio in un'epoca in cui la musica è liquida e digitale, stampare un CD. Sì. Perché? Cominciamo di qua. Questo sì. Questo lavoro intanto è stato finanziato dal Nuovi Maie, che ringrazio perché hanno realizzato ovviamente uno dei miei sogni, perché realizzare un disco per un cantante ovviamente penso sia uno dei sogni più grandi. E ho voluto fare delle copie fisiche, abbiamo voluto fare insieme al mio team, Josepa Label, Gianni Testa, la copia fisica, perché secondo me è importante avere tra le mani un prodotto finito, cioè aver fatto dei sacrifici, aver sudato anche su ogni suono che abbiamo scelto per gli arrangiamenti, ed era importante avere qualcosa di fisico tra le mani, che oggi ovviamente sì, è tutto in streaming, tutto così, però poi alla fine cosa resta? Cioè se è per una, non lo so, se ci fosse una rivoluzione a un certo punto, sparisse la tecnologia, cosa ci resta? Niente, invece è importante avere qualcosa di concreto. La penso esattamente come te, è sempre un'emozione, una voglia. Quando avevo la tua età avevo i vinili, quindi esatto. Anch'io preferisco ancora la musica tangibile, toccabile con mano. Da questo disco è stato estratto per prima una canzone, te lo dicevo prima, ma no, perché sei qua, che mi piace da impazzire, che è La strada di casa, il video bellissimo girato a Venezia. Ecco, com'è nata questa canzone? La strada di casa è una canzone che riflette sull'importanza degli errori, l'importanza di perdere la strada, di sbagliare, però poi tornare sui propri passi, quelli che portano verso la strada di casa, avere coscienza degli errori e migliorarsi. Questo è più o meno il concept del brano che ho presentato al New York Canta, all'Oceana Theater di Brooklyn a New York, e anche lì ragazzi, veramente il 2023 è stato un anno delle mille emozioni, perché New York tra l'altro è nata mia madre lì a New York, quindi gran parte della mia famiglia vive lì, quindi è stato un ricongiungimento familiare importantissimo. Che bellissimo questo, cioè come vedete ragazzi, quindi siamo già quasi, cioè senza quasi, siamo un artista ormai di livello internazionale. Il nuovo singolo invece che è uscito in questi giorni è Amore Cercasi. Sì, Amore Cercasi insieme a Felicità e Elia Lo, diciamo che in questi 5 brani che poi è un EP appunto, io cerco di esaltare, di celebrare quelli che per me sono gli ideali e i valori fondamentali dell'esistenza, quindi l'amore, la felicità, e negli allo l'amicizia, in yoga l'importanza e il coraggio anche di eliminare quei rapporti che ci fanno, che ci legano quelle persone che ci fanno stare male, e la strada di casa, come ti dicevo, l'importanza dell'errore, quindi
c'è un po' di tutto in questo album, da quando ho iniziato fino ad oggi, tutto il percorso. Poi vedo, so che tu studi, studi ancora più conservatorio, al conservatorio, sì. C'è Eliello, che è una canzone per piano e voce, l'ascolterò con un orecchio particolare, sì, anche per apprezzare le tue sicuramente grandi doti di pianista. Grazie. Giovanni, io posso dire soltanto una cosa, ti auguro, mi auguro, per mia, non dico soddisfazione, ma piacere personale anche per gli ascoltatori di vederti veramente sul palco del Teatro Harrison il più in fretta possibile. Ti faccio i complimenti per questo look sobrio, sobrio, in stile Marco Mengoni, che ha fatto male. Scherzi a parte, ragazzi, acquistate il disco di Giovanni Segreti Bruno, sfondate di streaming le piattaforme e poi fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente, perché sapere, quello è fondamentale per crescere. Certo, seguite Giovanni Segreti Bruno sui social. Giovanni, è sempre un piacere sentirti. Grazie. Ci vediamo presto. Grazie di cuore. Toccami il cuore prima di dormire, restami accanto fino alla fine. Dimmi ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene. Abbracciami forte prima di partire, un attimo eterno in fondo può finire, dimmi ti voglio bene.